Nella sua figura tipicamente borghese, il capitalismo si presentava come intrinsecamente dialettico, ambiguo e contraddittorio. Il capitalismo borghese è quello che viene sviluppandosi, sia pure elasticamente, tra i due estremi del 1700 e il 1968. È un capitalismo dialettico, ambiguo, contraddittorio, come dicevo poc'anzi, essenzialmente in ragione del fatto che la borghesia stessa, come classe dominante nel quadro capitalistico, è per sua essenza dialettica, ambigua e contraddittoria. La borghesia, per un verso, è infatti la classe dominante nel quadro capitalistico ed è dunque la realtà sociale indotta ad appoggiare incondizionatamente il blocco storico capitalistico, giacché esso corrisponde al modo storico della produzione in cui essa borghesia è classe dominante. Soltanto il proletariato, in teoria, avrebbe tutto l'interesse a rovesciare il modo capitalistico della produzione, giacché in esso vede soltanto le proprie catene da perdere. Per un altro verso, però, la borghesia, proprio perché figlia dell'illuminismo e della sua ricerca dell'emancipazione cosmopolitica, vede nel capitalismo stesso un ostacolo rispetto a suddetta emancipazione. La borghesia pertanto viene maturando una sua specifica coscienza infelice anticapitalistica che la induce in alcune sue frange ad abbracciare le lotte del proletariato contro il capitalismo. Caso emblematico da questo punto di vista resta quello di Carlo Marx, borghese anticapitalista, schierato con le lotte del proletariato contro il capitalismo in nome dell'emancipazione del genere umano unitariamente considerato. Ecco, in questo scenario di capitalismo dialettico, borghese, ambiguo, rientra anche la figura dello Stato sovrano nazionale. Lo Stato sovrano nazionale, per un verso, è un elemento di sviluppo del capitalismo nella sua fase borghese. Lo sviluppo capitalistico avviene nel quadro dello Stato sovrano nazionale, che figura come comitato d'affari della classe dominante. Svolge la funzione di ostetrica del capitalismo moderno, ne tutela lo sviluppo, lo difende, fa in modo che gli interessi della classe dominante appaiano fintamente universalizzati nelle strutture dello Stato, secondo la critica mossa, non senza buone ragioni, da Karl Marx allo Stato, alla forma Stato nella sua configurazione classica. E tuttavia lo Stato non può essere liquidato alla stregua della borghesia come coincidente con il capitalismo. Lo Stato svolge anche una funzione, storicamente ha svolto tale funzione, di contenimento del capitalismo, ponendosi per ciò stesso come limitazione del capitalismo, come regolamentazione dell'economia di mercato, vuoi anche come forza etica in senso hegeliano, in grado di disciplinare l'economia di mercato, di fare in modo che l'economia resti sussunta sotto la politica e quindi risulti funzionale alla comunità, intesa come rapporto intersoggettivo tra individui solidali. Da questo punto di vista possiamo dire, senza tema di smentita, che alla stregua della borghesia lo Stato è dialettico, è per un verso lo strumento di sviluppo del capitalismo e di più diventa lo strumento dell'imperialismo capitalistico nazionalistico, si veda il Novecento e il fenomeno di nazionalizzazione delle masse. Per un altro verso, però, soprattutto nel secondo Novecento, potremmo dire, lo Stato viene configurandosi, complice anche il compromesso keynesiano, come luogo dell'acquisizione dei diritti sociali, di difesa delle classi più deboli, grazie anche alle pratiche welfaristiche, grazie allo Stato sociale, grazie ai diritti codificati dallo Stato e resi possibili, tutelati dalla potenza eticizzante dello Stato. Ecco perché il capitalismo, nella sua logica di sviluppo assoluta, deve mettere in congedo e la borghesia e lo Stato sovrano nazionale. Deve liberarsi, cioè, della borghesia, giacché essa può dar sempre luogo alla coscienza infelice, modello Marx, ma poi anche in ragione del fatto che essa ha una sua sfera di valori non mercificabili integralmente, cultura, etica, religione. Il capitalismo, poi, nella sua logica di sviluppo, deve altresì mettere in congedo lo Stato sovrano nazionale, giacché esso, certo, per un verso è vettore dello sviluppo capitalistico imperialistico, ma è poi anche il luogo di difesa della comunità eticizzata, permeata da quelle che Hegel chiamava le radici etiche: sanità pubblica, istruzione pubblica, diritti sociali, sistema delle corporazioni e dei sindacati.
Ecco perché, segnatamente dopo il 1989, il capitalismo procede in direzione della completa desovranizzazione, vuoi anche in direzione della completa neutralizzazione degli stati sovrani nazionali. La logica con cui destruttura la borghesia è la medesima con cui destruttura gli stati sovrani nazionali, per imporre un capitalismo privato dell'elemento dialettico, privato cioè della borghesia come classe che può maturare la coscienza infelice anticapitalistica, privato cioè dello Stato sovrano nazionale come luogo del radicamento etico dei popoli, con primato della politica sull'economia e dunque con possibilità per la comunità di governare, disciplinare e regolamentare l'economia stessa. Ciò che oggi viene indistintamente demonizzato come ritorno del fascismo, del totalitarismo, del comunismo e di tutte le altre forme totalitarie, cioè non affini, secondo la retorica dominante, alla logica di sviluppo del capitalismo stesso.